Libera ieri dal Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio, dopo l'approvazione salvo intese dello scorso 16 ottobre. Tra le norme di interesse segnaliamo la riduzione dell'aliquota dell'imposizione per socio di cooperativa al 12,5% e l'anticipo della tassazione dei ristorni all'atto di attribuzione del capitale sociale, la modifica della disciplina su plastic tax e sugar tax e la proroga dell'entrata in vigore al 1 luglio 2021. La manovra sarà trasmessa oggi alla Commissione Bilancio della Camera, che provvederà a stabilire il calendario d'esame domani durante la riunione dei capigruppo. È scaduto ieri nelle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato il termine per la presentazione di emendamenti al decreto legge sui ristori, a cui il Governo ha presentato un maxi emendamento che recepisce interamente il DL Ristori bis. Il disegno di legge di Emiliano Fenu, Movimento 5 Stelle, con disposizioni in materia di imprese sociali di comunità, è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede redigente, una procedura che prevede che soltanto in Commissione vengano apportate modifiche al testo, mentre l'Aula si limita alla votazione dell'articolato. Cofirmatari del DDL, senatori di spicco di tutti i gruppi di maggioranza. Per il Partito Democratico il Presidente della Commissione Finanze, Luciano D'Alfonso, per Italia Viva Eugenio Comincini e per Liberi Uguali la capogruppo del Misto, di cui Leo è una corrente, Loredana De Petris. Visto il sostegno di tanti partiti, si prefigura per il testo la possibilità di un iter legislativo piuttosto spedito. Continua a crescere il numero di regioni a rischio elevato, secondo quanto disposto dal più recente DPCM del Premier Giuseppe Conte. L'Abruzzo è entrato nella zona rossa di cui fanno parte al momento la provincia di Bolzano, Campania, Calabria, Toscana, Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte, come stabilito dalle ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Sono in zona arancione Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Sicilia. Ricordiamo che le ordinanze del Ministero della Salute relative alle attribuzioni di rischio hanno una durata di 14 giorni. Qualora i parametri dei singoli territori dovessero mutare in meglio e in peggio, saranno emanati provvedimenti utili a nominare la nuova condizione. Ricordiamo che potete rimanere sempre aggiornati sulle norme relative alle restrizioni Covid collegandovi al sito di LegaCoop e cliccando sulla sezione dedicata. Thank you.